È arrivata poco dopo le 17 e tre quarti a Faenza Maria Elena Boschi, ministro per le riforme costituzionali, per i rapporti con il Parlamento, che come il suo premier Renzi 5 anni fa, allora sindaco di Firenze, ha raggiunto Faenza per concludere la campagna elettorale di Giovanni Malpezzi con un incontro pubblico al Cinema Sarti. Un incontro al quale erano presenti i candidati della coalizione di Malpezzi, il Partito Democratico, ovviamente, Italia dei Valori, La Tua Faenza e Insieme per Cambiare. Un incontro nel quale si è parlato di traguardi raggiunti dal PD, al governo e al governo di Faenza, le riforme e i bilanci in ordine del comune, con il taglio dell'indebitamento. Ovviamente sono tante le riforme che il governo Renzi, il nostro governo, ha presentato, alcune sono già concluse, la legge elettorale ovviamente l'abbiamo approvato qualche settimana fa, questa settimana sia le nuove norme contro la corruzione e contro i reati di stampo mafioso con un aggravamento delle pene e anche la conclusione, dopo un anno di lavoro in Parlamento, delle norme contro i reati ambientali. Ovviamente subito dopo questa settimana di pausa elettorale in Parlamento torneremo ad affrontare al Senato la riforma della scuola, che ha già avuto il primo ok da parte della Camera, e la riforma della pubblica amministrazione su cui stiamo lavorando invece alla Camera. Ricominceremo anche subito in Commissione, subito dopo la pausa ovviamente elettorale, sia il lavoro sulle unioni civili che quello sulle riforme costituzionali. Quindi diciamo che alla ripresa continua ad aspettarci un gran lavoro. Sappiamo che ci sono altri 3 anni davanti a noi per portare a compimento alcune riforme a cui stiamo già lavorando, ma alcuni risultati importanti in questo anno e mezzo li abbiamo già raggiunti. Avere la presenza di uno dei ministri di punta del governo Renzi per noi è una grande soddisfazione. Un ministro che interpreta l'azione di governo con uno stile che apprezzo particolarmente, al tempo stesso uno stile equilibrato, di pacatezza, ma molto determinato per raggiungere gli obiettivi. È quello che abbiamo cercato di fare in questi 5 anni e che continueremo a fare anche nel prossimo mandato se gli elettori ce lo assegneranno. Al ministro chiederò certamente un impegno da parte del governo sul Parlamento per attuare una nuova stagione di riforme che tocchi anche le amministrazioni locali, perché noi in questi anni stiamo facendo molto, abbiamo riorganizzato i servizi, abbiamo ridotto la spesa, abbiamo ridotto il debito. Quello che ci manca è certezza nei livelli istituzionali, nell'organizzazione delle istituzioni, mi riferisco al tema delle province, delle prossime aree vaste, ma anche al tema delle fusioni dei comuni. E inoltre chiederò certezza nelle risorse, perché non si possono fare le riforme laddove le risorse continuano a essere sempre incerte, addirittura alla fine dell'anno in cui si devono spendere i soldi. Quindi una bella opportunità sia per promuovere il programma di centrosinistra, ma anche per avere un contatto diretto con chi è al governo e incide sull'attività nei territori. Ecco, appunto, una battuta sul bilancio. Sono arrivate le critiche dei sindacati. Questo bilancio come sarà? Certamente, come tutti gli anni, un bilancio impegnativo. È da 5 anni che purtroppo le condizioni sono sempre quelle. L'ho appena detto, c'è un problema di certezza nelle risorse, perché i trasferimenti sono sempre condizionati a interventi che addirittura avvengono in corso d'anno o alla fine dell'anno. Quindi certamente il nostro impegno è a far sì che quello che abbiamo messo nel bilancio di previsione sia un bilancio di sostenibilità, di continuità nella produzione dei servizi al cittadino. Sappiamo benissimo quali sono le esigenze dei comuni e delle regioni. Sappiamo anche però che in un momento comunque di difficoltà economiche, perché fortunatamente il nostro paese comincia ad avere dei primi segnali incoraggianti di ripresa economica, l'abbiamo visto nei primi mesi del 2015, ma dopo 7 anni di crisi profonda. In un momento in cui è stato necessario anche fare delle scelte difficili per poter sostenere la ripresa economica e la ripresa dell'occupazione, quindi riducendo l'IRAP alle imprese, dicendo alle imprese che se assumono a tempo indeterminato non pagano tasse per 3 anni, è necessario però fare anche dei tagli per tenere i conti pubblici in ordine. Lo hanno fatto i ministeri, lo ha fatto l'amministrazione centrale, abbiamo chiesto anche ai comuni e alle regioni di concorrere e darci una mano con un po' di efficienza. Nel comune di Faenza sicuramente in questi 5 anni è stato dimostrato
che tenendo i conti in ordine i conti tornano, e quindi credo che la stessa cosa possa essere fatta anche da altri comuni. I suoi rivali promettono di abbassare le tasse, tagliare l'IVU, che cosa si può realmente fare? Ma sai, in campagna elettorale si dice tutto. Io dico che quello che è sostenibile è non alzare le tasse, quello che è sostenibile è incentivare nuove aziende che si insediano sul territorio, rinunciando a delle maggiori entrate. Ridurre le tasse lo lascio fare agli altri a parole. Credo che in questi 5 anni Giovanni abbia dimostrato ovviamente non soltanto un amore per la propria città, ma soprattutto di conoscere questa città e di essere in grado di individuare le risposte giuste per affrontare i problemi dei cittadini. Lo farà anche nei prossimi 5 anni con lo stesso entusiasmo, la stessa grinta del primo giorno. Lo fa con un programma che si concentra molto sulla salute, sull'attenzione anche alla sostenibilità dello sviluppo e l'attenzione al paesaggio e al territorio, che credo che siano due temi essenziali, soprattutto perché in linea con l'attività di governo e l'attenzione appunto contro anche i reati ambientali e quindi la tutela dei diritti dei cittadini nella salute e dell'ambiente. Credo che non ci si possa mai stancare di una buona amministrazione, per cui sono convinta che i cittadini di Faenza torneranno a scegliere Giovanni Malpezzi. Abbiamo ancora molto da fare. Per esempio a livello di istituzioni, nella riforma del titolo quinto, abbiamo bisogno di dare spessore a quello che è l'evoluzione del vecchio ente provincia nelle nuove aree d'asta. E qui in Romagna stiamo dimostrando, anticipando un po' i tempi, quello che è il valore di un'area d'asta che supera il vecchio ente provincia. Mi riferisco alla nascita dell'azienda unica sanitaria della Romagna. Ma non vogliamo fermarci qui, vogliamo andare oltre, vogliamo far evolvere i nostri servizi in un'ottica di territorio più vasto. Al tempo stesso abbiamo consolidato le nostre strutture, creando l'Unione dei Comuni, un ente che dovrà essere il centro della produzione dei servizi per tutto il nostro territorio. E saluto i miei colleghi sindaci della Romagna Faentina qui presenti. Insieme abbiamo lavorato 5 anni in maniera molto impegnativa, molto efficace. Oggi ci presentiamo con un ente che ha le carte in regola per realizzare per tutta la Romagna Faentina, per le vallate del Lamone e del Senio, quei servizi che i nostri cittadini ci chiedono. Abbiamo anche unificato le due aziende di servizi alla persona, le vecchie opere PIE. In questo abbiamo realizzato un percorso che politicamente altri non erano stati in grado di fare, forse perché i tempi non erano maturi. Oggi ci presentiamo con le carte in regola per guardare al futuro con un ente rinnovato, capace di dare servizi di qualità ai cittadini. Vogliamo costruire una società più equa e più giusta. In questi 5 anni abbiamo ridotto la spesa, ma non abbiamo tolto un euro per i servizi sociali, per i servizi per i nostri anziani, per i nostri disabili, per i nostri minori. Di questo ne dobbiamo andare orgogliosi, ne dovete essere orgogliosi. Io credo che questa politica sia una politica di sinistra, equità, solidarietà, giustizia, sono valori di sinistra. Io non accetto sentire qualcuno che si prende la patente di sinistra. Cos'è la sinistra? Io credo che un'amministrazione, al di là delle etichette, possiamo chiamarla come volete, un'amministrazione che si preoccupa di non lasciare indietro nessuno, sia un'amministrazione giusta. Ecco, io voglio propongo un'amministrazione giusta. È questo il principio fondante del programma di centro-sinistra che la coalizione che mi sostiene propone alla città. Io credo però che come Partito Democratico dobbiamo anche rivendicare con orgoglio i risultati del lavoro di questo anno, perché io penso semplicemente a quello che siamo riusciti a realizzare in queste ultime 2 o 3 settimane. In queste ultime 2 o 3 settimane il nostro partito, il nostro governo è riuscito ad approvare, a mio avviso, 3 leggi davvero importanti che il nostro paese aspettava, non dico da mesi, non dico dall'inizio di questa legislatura, ma da 10 anni, da 20 anni. Aver approvato la legge elettorale, aver dato al paese una nuova legge elettorale, ha un primo significato importante che va anche oltre la legge in sé e gli aspetti positivi che porta. Significa dire che oggi abbiamo delle persone in Parlamento che ci rappresentano, un governo
che mantiene gli impegni. Avevamo detto che avremmo cambiato la legge elettorale e in un anno lo abbiamo fatto. Questo è il senso di chi si candida ad amministrare una città, di chi si candida ad amministrare una regione, a chi ha incarichi nel paese. Mantenere gli impegni che prendiamo. E secondo me quando torneremo nel 2018 a dover fare una campagna elettorale, quando ci saranno le nuove elezioni, ecco, noi quantomeno del PD potremmo guardarci negli occhi e dire che quell'impegno lo abbiamo mantenuto, che non torniamo in campagna elettorale a promettere che cambieremo la legge elettorale perché l'abbiamo cambiata davvero e quel porcellum non si vota più. Ma in queste 3 settimane abbiamo avuto 2 leggi importanti, tutte e 2 in quest'ultima settimana di lavoro in Parlamento. Aver approvato la legge contro i reati ambientali, e lo dico qui a Faenza sapendo quanto Giovanni abbia insistito sul tema della salute dei cittadini nel suo programma con il quale si ripresenta per i prossimi 5 anni, significa che al governo del paese, al Parlamento, sta a cuore prima di tutto la salute dei cittadini, ma anche la tutela del nostro territorio, del nostro paesaggio, delle nostre acque, perché siamo stanchi di processi in cui vediamo tante famiglie che piangono le vittime di disastri ambientali, che piangono per dei loro cari che sono malati e nessuno paga mai. Nessuno era mai responsabile, finivano sempre in un nulla di fatto. Ricordate tutte le cause sull'amianto, sui vari dissesti idrogeologici, sempre senza un colpevole. Ora, grazie a queste norme, finalmente il PD ha messo un punto di chiarezza. E lo dico con particolare orgoglio per il lavoro che abbiamo fatto tutti insieme in Parlamento, già Stefano Collino, visto l'onorevole Di Maio. Abbiamo approvato norme più severe contro la corruzione e contro la mafia questa settimana. E le abbiamo votate noi, perché il Movimento 5 Stelle non le ha votate, la Lega non le ha votate, Forza Italia non le ha votate.